Il cuore di una mamma, così come è importante per ogni figlio, così è importante sapere che ogni cristiano ha il cuore di una mamma, la mamma di tutti, che è Maria. Non se ne abbiano i padri, che hanno la loro importanza. Non c'è famiglia senza padre. E quando il padre manca, viene a mancare, la mamma deve fare il padre, deve fare la madre. E quest'anno, che è l'anno dedicato a San Giuseppe, proprio Papa Francesco, nella sua lettera di così ripresentazione della figura di San Giuseppe, ci ricorda l'importanza dei padri. Ma torniamo alla madre. La madre è importante perché conosce il cuore dei figli, forse un po' più dei padri, perché la mamma ci ha tenuto nel suo grembo, la mamma è colei che di per sé sta più con i propri figli rispetto al padre. Ma questo non toglie nulla al padre, anzi questo completa l'azione umana educativa dei genitori. E vivere la nostra fede, ma anche la nostra umanità, vedendo per esempio nel cuore della nostra mamma il cuore della Madonna, ci aiuta a conoscere di più noi stessi, ma anche a conoscere di più Gesù, la nostra fede. E questo è importante soprattutto quando l'uomo cade, si ferma. Ieri abbiamo visto la storia di questa mamma che deve lottare ogni giorno perché i suoi 3 figli, dipendenti dalle droghe, possono tornare a vivere, ad essere liberi. Deve lottare ogni giorno e trova la forza solo parlando, dialogando con l'altra mamma, cioè con Maria, che è la sua mamma ed è anche la mamma di quei figli. Ma oggi noi possiamo dire che guardare negli occhi Maria, appunto, ci fa conoscere l'amore. E quando incappiamo nel dolore, nella sofferenza, nella devianza, quando incappiamo nei momenti duri della vita, solo gli occhi di una mamma ci possono dare forza, anche se ci inquietano. Sapete perché? Perché quegli occhi sono gli occhi di un cuore che ti ama. E solo l'amore ricrea, solo l'amore ci risana, diceva San Massimiliano Kolbe. E allora anche nella nostra fede oggi noi vogliamo guardare, o meglio, lasciarci guardare dagli occhi di Maria per poter fermarci, rinascere e tornare ad assaporare il vino della gioia che Cristo ci ha donato e ci dona continuamente nelle nozze di Cana di oggi, nozze a cui tutti siamo invitati, tu e io. Vi aspetto domani. Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.